Nokia ha presentato il G22, un telefono riparabile, come hanno detto loro. L'abbiamo messo alla prova a confronto con Fairphone 4. Abbiamo scoperto che è sì riparabile, ma non è ancora al livello che ha raggiunto invece, diciamo, il telefono riparabile per eccellenza. È un progetto interessante, ma forse non ancora pronto a essere messo a paragone con questo mostro sacro della sostenibilità.